Il nostro è fare roba nuova, cioè non siamo qui a rifare qualcosa che è già stato fatto da qualcun altro. Vogliamo fare quello che cazzo piace a noi in una maniera che non l'ha fatto nessuno. Giro coi buchi nelle mani come il figlio di Dio. Accolgo i vizi a braccia aperte come il Cristo di Rio. Giro risparmierò domani. Elle Magazine si becca con Rolls Royce. Un piacere. Piacere nostro, direi, proprio alla stragrande. Sei uscito di recentissimo, fine dell'anno scorso, Yes, con un novembre. disco tutto nuovo. Mi racconti un po' com'è nato e soprattutto cos'è Santa Sede, che è una mia curiosità Allora, personale. Santa Sede è un progetto collettivo, diciamo che come voci ci siamo io e Les Torrens, e in più ci sono Carlo Ragazzo e Anti come produttori, poi produciamo anche io e Les, però molto più raramente in confronto agli altri ragazzi. E niente, è un progetto collettivo, facciamo un tot di dischi e quando siamo gasati li facciamo uscire. E, il disco mio invece è stato un processo un po' più lungo del solito in confronto a come mi approccio di solito alla progettazione. E, è stata una gestazione di tipo 3 anni, però non continui, perché di mezzo abbiamo fatto comunque altre robe, ci sono stati dei periodi in cui mi sono un po' concentrato su qualcos'altro, abbiamo fatto Santa Sede. Abbiamo fatto il disco di Les, SS23, e poi mi sono rimesso su quella roba, l'ho chiuso e a novembre siamo usciti. Ok, è un collettivo e una crew che è abbastanza basato su Milano. Come sono le Certo. connessioni tra chi fa questo genere di musica, il rap, a Milano in questo momento, dal tuo punto di vista? Devo dire, non siamo mega attivi per quanto riguarda le serate o la vita in giro per Milano per quanto riguarda proprio il settore rap. Ci facciamo abbastanza i cazzi nostri, a dire la verità. Giusto, ci sta anche quello. E, siamo sempre in studio ogni volta che abbiamo del tempo libero, e quindi diciamo che noi per il momento ce la viviamo così. Poi quando ci sono comunque delle situazioni fighe dove show a fare ci sta, sempre è un piacere. Ma senti un po', hai definito il tuo genere è proprio abbastanza rap, Sì. vero? Però hai detto anche che ti vedi, ti confronti, parli con gente che fa più trap. Sì. No, C'è una distinzione forte in questo momento? per Me niente. l'aspettavo la Per me, risposta. per niente proprio. Cioè, per me parli proprio della stessa roba. Anzi, ci stiamo mettendo anche a lavorare su roba che va più verso quella roba lì come sonorità. E a parte trovarci mega a nostro agio come se non cambiasse proprio nulla. E poi il nostro approccio è proprio lo stesso. E anche all'ascolto, noi ascoltiamo tutto quello che merita di essere ascoltato alla stessa maniera. Alla fine il comune denominatore è quello, per quanto ci riguarda, è tutto sotto la stessa ombra, diciamo. Certo, sotto il grande stesso cappello delle cose fatte bene che spaccano, alla fine poi è Esattamente. quello. Invece, per ascolti, Sì. ascoltate tanto e ascolti tanto rap, hip hop italiano, francese, americano, da dove arriva il Molto suono poco vostro? europeo, tanto americano, pochissimo italiano, francese quasi zero, anche perché non capisco la lingua, quindi a me piace comunque capire quello che ascolto generalmente. Ho imparato ascoltando la musica un po' l'inglese, quindi adesso comunque la roba americana me la mastico e ascolto praticamente solo quello. Qualche nome? Ma ultimamente appunto sto ascoltando un po' più roba trap, sto ascoltando un sacco 42 Dag, un sacco anche K Glock, ma veramente tanta roba in realtà. Adesso queste sono le prime due robe che mi vengono in mente che stavo ascoltando venendo qua in metro, però ce ne sarebbe veramente a pagine. Per la roba invece un po' più rap, mi stavo ascoltando il disco nuovo di Benny. Niente, comunque un bel po' di roba sempre. Sì, perché poi anche nei dischi che escono nuovi c'è molta poca differenza tra le robe più rap e più trap. Assolutamente. Disco di Benny, vero, è un disco rap, però c'è dentro tanti suoni che vengono da altri Ha mondi, voglia, voglia, quindi è. assolutamente. C'è contaminazione. Ma poi il bello è che in America non la vivono così differente come roba, anche a livello proprio di connessioni tra artisti, cioè la gente che fa una roba connette tranquillamente con gente che ne fa un'altra ed è fighissimo perché sono due modi di approcciarsi simili ma diversi, che
che possono trovare dei punti in comune e giocare sulle differenze e unire comunque ascoltatori e tutto il movimento comunque. E poi c'è da dire che ci sono anche un po' meno di gap generazionali in America. Ha voglia. Ci sono un sacco di ragazzi giovani che vogliono fare il pezzo con qualcuno che ha 20, anche 30 volte, anni più di loro. Certo. Per cui diventa interessante. Secondo te in Italia, a Milano, per chi frequenti tu, sarà possibile una cosa del genere? O, perché no? O questo è un momento di voltare pagina per chi ha 20 anni adesso? Guarda, io ti dico, sono sempre comunque stato rispettoso e legato a chi comunque nel suo ha fatto la storia in questo paese, nonostante, come ripeto, non sono un grande ascoltatore di quello che succede qua, soprattutto delle cose nuove magari. E, certo, ci sta dare una svolta comunque, però è anche giusto riconoscere quello che c'è stato, come è giusto che quello che c'è stato riconosca chi sta facendo roba adesso. Sentivo proprio oggi questo video di un'intervista tipo di Busta Rhymes, che diceva esattamente questa cosa qua, che lui rispetta tantissimo la gente nuova, è fan della gente nuova, l'ascolta e la chiama nei suoi dischi, esattamente come la gente che era più grande di lui quando era giovane faceva lo stesso con lui, ed è un cerchio che continua a ripercorrersi, ed è giusto che sia così. Come alla nostra maniera, ad esempio, un Don Joe ci ha chiamato nel disco, Amy Schilla mi aveva chiamato nel suo. Secondo me è proprio solo una questione di riconoscimento e rispetto. È vero. E dall'altra parte però c'è la volontà, come è giusto che sia, di chi è giovane, chi ha 20 anni, di rifare la rivoluzione. Certo, cioè di assolutamente. Di mettere sul piatto delle cose senza nuove. Dubbio, ma infatti non è, per quanto... ci siamo sentiti magari più volte dare degli old school o robe del genere, il nostro è fare roba nuova, cioè non siamo qui a rifare qualcosa che è già stato fatto da qualcun altro, vogliamo fare quello che cazzo piace a noi in una maniera che non l'ha fatto nessuno. Perfetto, che è sempre una gran bella cosa, sentirsi pionieri. Assolutamente. Del proprio. E adesso che cosa hai in canna? Cosa stai lavorando adesso? Se il disco adesso... che hai fatto, hai detto che ci hai messo 3 anni a metterlo insieme, per com'era? Sì, ma è stata anomala come cosa. Noi generalmente abbiamo meno gestazione nei dischi che facciamo. Infatti sicuramente quest'anno uscirà qualcosa, sicuramente per Santa Sede, perché ormai tutte le nostre uscite sono per Santa Sede. Non sto a specificare se saranno dischi solisti, di gruppo, robe del genere, però comunque abbiamo sempre parecchia carne al fuoco. E siamo sempre in ballo con roba nuova. Ma mi piace l'idea che non c'è mai non avete un progetto fisso, cioè stiamo lavorando a questo disco, voi fate musica. Assolutamente. E una volta che si capisce un po' in che direzione sta andando, magari provate a incasellarla in un'uscita, no? Perché certo, poi, certo. Poi in realtà c'è sempre anche una visione sia iniziale sia in the making per progetto proprio. Quindi io nel momento in cui inizio a fare una roba già so che se faccio delle robe andranno più in quella che nell'altra, anche magari proprio per direzione sonora, anche perché a livello di come dire, produzione esecutiva, visto che io e lei scuriamo molto anche quello, scegliamo sempre comunque una direzione per progetto, generalmente, senza dover fare le cose comunque a compartimenti stagni. Però comunque ci piace avere una visione comunque prima di concludere le cose e poi cercare di portarla a termine in maniera più fedele a quella che ci eravamo messi in testa. È difficile o è facile lavorare con un team così? No, è abbastanza semplice in realtà. Una volta che riusciamo a beccarci, poi scorre tutto abbastanza liscio. Produciamo sempre un sacco, poi non scriviamo tanto in studio, siamo più... personali nella dimensione di scrittura, però produzione sempre in maniera collettiva, anche se magari noi non stiamo alle macchine, però siamo sempre lì comunque. A me sinceramente piace di più essere presente anche quando magari uno dei miei produttori deve fare una sessione di produzioni per roba nostra. Penso che comunque anche solo la presenza crei un mood diverso e faccio diventare tutto più figo, ecco. Sì, è curioso, no? Se per scrivere c'è bisogno di un po' di intimità, di chiudersi certo. Un attimo, di confezionare qualcosa che abbia senso, magari per cercare un suono
è bello farlo anche collettivamente. Penso che siano quasi comunque ruoli diversi e quindi ci sta metterli in contesti diversi. Poi comunque è figo anche mettersi in studio a scrivere se hai la velocità di pensiero di mettere giù tutto nella migliore delle maniere in un tempo ristretto. Io preferisco comunque prendermi il tempo per limare le cose per il momento e comunque arrivare in studio preparato. Che cosa usate per produrre a livello di macchinari? Allora, siamo tutti principalmente Mouse Click Producers. Okay. Io e la SFL Studio. Ok. Per le poche volte all'anno che produciamo. L'unico forse è Anti che usa campionatori, che c'ha tipo la calcolatrice, quella tipo con i tastini, non so se tipo. Non so come si chiama, sono le robe tipo da 8 bit, okay. 16 bit, quelle robe lì. E poi c'è l'SP, e quindi quando andiamo da lui usa un po' quelle robe lì, però alla fine principalmente mouse click. Ok, che ci sta, perché è realmente quello, una quindicina d'anni fa, anche di più, anche un 20 anni fa, è stato un po' un turning point della produzione. Sì, Cioè fare tutto dentro la macchina, dentro il computer. Rende tutto un po' più automatico forse, no? Esatto. Veloce. E intuitivo a volte. A voglia. E semplice, ma il fatto di far diventare il meno scontato possibile qualcosa di semplice è molto più difficile. Assolutamente. No? Perché cercare un gusto e un suono all'interno di un oggetto che ormai hanno tutti. Assolutamente, assolutamente. È complesso, per cui ancora una volta più di più complimenti alla creatività di chi ci sta dietro che vuole trovare una strada propria. Verità. Un'altra delle chiavi di lettura della musica in questo periodo è la capacità di saperla comunicare, no? Cioè ha successo chi spacca in comunicazione, certo. Si fa vedere giusto in giro, si mostra in una determinata maniera. Voi da quel punto di vista come siete organizzati? È una cosa che vi interessa, fotte un cazzo, dritti sulla musica. Ma guarda, noi siamo dove abbiamo piacere e voglia di essere, quindi certo è figo essere nelle situazioni e comunque fare parte di un movimento, però se una roba non c'ho voglia di farla non la faccio semplicemente. Quindi noi principalmente siamo organizzati a cazzi nostri, poi se c'è qualcosa di interessante dove esserci, ben volentieri. Bene. Dal punto di vista invece della scrittura dei testi, dei contenuti, sì. C'è tanta strada dietro, che è da una parte uno stile di vita, dall'altra parte un cliché del genere. Quanto c'è nella vostra musica, nella tua musica, di tutte e due? Bah, penso che sia un po' un intrecciarsi di cose, no? Perché alla fine è naturale che scriviamo quello che succede nelle nostre vite, quindi è tutto un risultato del nostro stile di vita e delle nostre storie. E poi chiaramente, visto che facciamo una cosa abbastanza precisa, che è questa cosa chiamata rap, certo. Stiamo entro determinati confini, si può dire, che alla fine sono quelli di quello che piace fare a noi, perché a me non piace cantare, non sono capace di cantare, quindi non canto e non, sinceramente non mi viene neanche da provarci, perché quello che ho ascoltato per tutta la vita è rap, quindi faccio rap. Mi piace fare questo e faccio questo e basta. Tra l'altro nella tua maniera di fare rap è molto quadrata a livello metrico, okay. Non c'è mai lo sviso, la roba, è sempre tutto molto dritto, molto preciso, no? Come colpi di pennelli bendati, non troppo confusi, non troppo esoterici, molto concreti. Senti che questa è una cosa che è un momento della tua espressione o è ti senti veramente tu così? Ma io penso che comunque questa sia proprio la mia cifra stilistica e non penso di abbandonarla. Io scrivo in questa maniera praticamente da quando ho iniziato e poi chiaramente facendo passi sarò anche migliorato, però per me è sempre stato questo, sono molto legato comunque alla tecnica e a non lasciare sbavature. Dall'altra parte ti dico che sembra molto semplice, però all'interno di quella semplicità lì ne capisci la complessità invece, no? Chiaro. Cioè, del fatto che non è semplice scrivere così. Lo sentiamo in mille altre cose che non è semplice scrivere così, perché certo. Se no lo farebbero tutti più. Diciamo che un mio obiettivo da sempre per quanto riguarda la scrittura è quello di non risultare banale. Unico presupposto vero che mi sono sempre posto per quanto riguarda queste cose.
Poi il bello del rap nel 2023, nel 2024 è che diventa un esperanto di mille cose, no? Cioè, ci sono parecchie lingue, linguaggi che si Certo. buttano dentro. Cioè, tanto internet, tanta strada, tanto inglese e tantissimo uso dell'italiano in maniera a volte spregiudicata, no? Viene Verissimo. ricomposto un po' dalle periferie, dalle province, dalle città. Ognuno ha il E, suo linguaggio alla fine. esatto. E nell'evoluzione di questo linguaggio, che tra l'altro dove il rap è veramente un'arte, perché non c'è un altro genere in Italia, specialmente, ma nel mondo, che dedica così tanto spazio all'innovazione del linguaggio e che Certo. porta dentro neologismi, cose, termini di piazza. Tu come ti poni? Cioè, sei uno che ascolta quello che dice il tuo vicino di casa, il tuo amico, il tuo ex compagno di scuola e lo porta nella sua musica, o è una poetica tua quella di inventarsi due robe in più? Anche lì penso sia tutto un connubio, penso che alla fine il linguaggio di ogni persona sia un mix di quello con cui ha contatto tutti i giorni. Alla fine vivo determinati contesti, faccio determinate cose con determinate persone nella mia vita che volente o nolente influenzano quello che sono e come parlo. E a proposito invece di nuclei di persone che si parlano tra di loro, no? Cioè Sì. tu hai una crew, un team, Certo. interessante, bello, siete già quattro teste diverse per cui mettersi insieme è difficile, però ogni tanto hai avuto il piacere di andare all'esterno di questo team e collaborare anche con altri. Certo. Com'è uscire dalla propria comfort zone di lavorare con chi ti sta a fianco sempre e andare a casa di altri per È collaborare? sempre figo e sempre stimolante perché comunque da sta cosa della collaborazione si impara sempre tanto, si guadagna sempre tanto, chiaramente facendola con le persone giuste, con chi ti piace, con chi rispetti. Noi per ora comunque di collaborazioni ne abbiamo fatte abbastanza poche in confronto a quello che è solito fare generalmente, però per quanto ci riguarda le collaborazioni partono da una base di rispetto personale e artistico, quindi di conseguenza nel momento in cui avvengono c'è sempre uno stimolo, uno scambio non indifferente, altrimenti facciamo anche a meno perché non mi sembra interessante, ecco. Rischiano di essere un po' sterili e fare le Esatto, cose per esatto. farle non serve a niente. Esattamente. Bene, ti faccio veramente in bocca al lupo e spero di rincontrarti presto con nuove uscite, nuove Grazie dello cose. spazio. A Sempre un presto. piacere.